Abruzzo Engineering sembra andare verso il pareggio di bilancio dopo anni difficili per questa società, riassorbita poi dalla regione Abruzzo, sembra ormai in discesa la via dell'assestamento dei posti di lavoro. Con una perdita ridotta al 20% rispetto a quella del 2014, l'Assemblea dei soci di Abruzzo Engineering ha approvato l'esercizio 2015, che coincide con l'anno di riavvio delle attività della società in-house della regione Abruzzo. Le perdite registrate nell'anno 2015 sono pari a 200.000 euro a fronte di 1.100.000 euro di perdita dell'esercizio 2014. Nel corso dell'assemblea è stato esaminato anche l'andamento economico del primo semestre 2016 che segnala per Abruzzo Engineering uno stato di equilibrio economico. L'assemblea dei soci ha auspicato una rapida conclusione dell'iter legislativo che ha per oggetto la norma di patrimonializzazione della società. È stato così approvato anche l'atto di indirizzo per definire la priorità dei pagamenti che vede quale obiettivo prioritario quello del saldo di tutti gli stipendi fino al mese di luglio con la massima sollecitudine. Dal mese di agosto in poi sarà assicurata la regolarità dei pagamenti e dei versamenti delle imposte e dei contributi. L'Assemblea ha inoltre provveduto a nominare i componenti del nuovo collegio sindacale e il revisore unico contabile, prevedendo anche una retribuzione ridotta del 70% rispetto a quella percepita dai precedenti componenti. Per la prima volta in formato digitale, consultabile e scaricabile dalla rete, l'annuario 2016 del Cresa annovera tutte le imprese abruzzesi al di sopra dei 6 dipendenti. Una fotografia che conferma la preponderanza del manufatturiero nell'economia abruzzese, ma anche uno strumento che oggi mette in comunicazione l'impresa, il lavoratore e il cittadino. L'annuario è uno strumento di grande utilità in sé perché fa il quadro della situazione industriale in Abruzzo e per le imprese al di sopra dei 6 dipendenti. Quindi rappresenta questo l'importantissimo sistema manufatturiero abruzzese, un sistema manufatturiero di rilevanza nazionale. E già solo questo, cioè capire che il sistema abruzzese è un sistema di rilevanza nazionale, è un primo dato essenziale perché noi in Abruzzo lo sappiamo poco, lo valorizziamo poco, ma l'Abruzzo è una delle regioni italiane con il maggior PIL proveniente dall'industria. Il settore dell'automotive è il settore più importante, quello con la maggiore capacità di export, ma poi abbiamo anche il farmaceutico, l'elettronico che ha iniziato a tirare in particolare nell'export, e poi il settore delle costruzioni che è in crisi, ma che comunque rimane un settore importante all'interno del nostro territorio. Costruito dalla sezione romana del CAI nel 1886, il rifugio Garibaldi fu il primo e più alto insediamento umano nell'intero Appennino e il primo realizzato nell'Appennino centrale con finalità diverse da quelle del fervore religioso dell'Alto Medioevo. Alti e bassi hanno caratterizzato questo rifugio che tanti avventori e amanti della montagna ha ospitato negli anni, fino al 1977, quando fu ceduto dalla sezione di Roma del CAI a quella dell'Aquila. Il rifugio fu sottoposto ad un'accurata opera di restauro, pietra su pietra, fu ricollocata nella sede originaria e inaugurato nel 1978, quando il rifugio Garibaldi aveva riacquistato l'immagine originaria del 1886. Le escursioni sul Gran Sasso aumentano sicuramente e gli escursionisti sono sempre più esigenti, perché diciamolo pure, da noi non è che ci sia una distribuzione per quanto riguarda le vette, perché sono tante le vette, dovrebbero essere maggiormente distribuite la presenza delle persone su queste vette. Una domenica tutta speciale dedicata alla montagna e alla storia di questo rifugio. Domenica 17 luglio, con inizio alle ore 8:30, la partenza da Campo Imperatore con un'immancabile escursione al Corno Grande per la via normale. E poi ancora il rifugio diventerà un set fotografico per raccontare la storia di quei luoghi, naturale ed umana, e un concerto alle ore 11 in montagna concluderà la giornata dedicata ai 130 anni del rifugio Garibaldi.